è il tecnocapitalismo. Che cos'è il tecnocapitalismo? È qualche cosa di diverso dal neocapitalismo su cui aveva lavorato, che era stato pensato dalla prima generazione della scuola di Francoforte, che è poi quella alla cui lezione l'autore più spesso si richiama. Allora vi era in opera un neocapitalismo, la cui strutturazione era una strutturazione essenzialmente statualistica da una parte e meccanica per quanto riguardava le forme della produzione, la qualità della tecnologia. Oggi invece il tecnocapitalismo si caratterizza, secondo l'autore, per essere una commistione di tecnica elettronica e di valorizzazione del capitale attraverso la valorizzazione del soggetto. Ecco, diciamo che la differenza è fra la meccanica e l'elettronica da una parte, la valorizzazione espressamente autoritaria che era quella tipica della statualità degli anni 40 e 50 e invece un autoritarismo ancora più pervasivo, ma che si manifesta attraverso l'invito, attraverso la coazione alla autovalorizzazione del soggetto. Ovvero, la differenza è che mentre il neocapitalismo lavorava su soggettività che erano relativamente autonome, che dovevano essere disciplinate, piegate, oggi invece il tecnocapitalismo produce, si produce le proprie soggettività adeguate già ab origine a se stesso. E dunque è molto, ricorre nel libro, ricorre la tesi che quello dentro cui stiamo vivendo sia veramente una nuova forma di totalitarismo. E dunque caratterizzato da una, diciamo, taylorizzazione digitale, da una qualità specifica della autolegittimazione del sistema, che è quella dell'individualismo integrato nel sistema, perfettamente funzionale al sistema, un individualismo le cui pretese affermazioni di identità sono in realtà assolutamente superficiali e non toccano la sostanza radicale del potere, che è lo stare insieme di due universali moderni, l'universale della tecnica e l'universale del capitale, attraverso la mediazione empirica ma determinante dell'elettronica. Ora, questo vuol dire la fabbrica che viene citata nel titolo, che potrebbe apparire in Congo, dice, proprio oggi in cui, nell'epoca in cui si dice che il capitalismo non è più centrato sulla fabbrica, proprio oggi in cui pare che il lavoro sia dequalificato, non sia più il centro dell'esperienza umana del soggetto individuale e del soggetto collettivo, cioè delle classi, perché parli di fabbrica come della struttura centrale della società? Perché qui quello che si dice qui è che il capitale nella sua forma attuale è un'immensa fabbrica di uomini, cioè è un'immensa fabbrica di una nuova antropologia perfettamente adeguata, che è appunto l'antropologia dell'individuo digitale, del singolo e dei singoli che stanno insieme ma non stanno insieme, singoli privi di legame sociale, che sono socializzati soltanto nella forma
inedita dello sciame, cioè di una nuvola effimera che non ha altra capacità di esistere se non quella di essere momentaneamente, disegnare momentaneamente una figura e poi dissolversi. Questo che sembra ed è un modo non razionale, non efficiente di far funzionare una società, ebbene, questo è invece, la tesi è questa, insomma, è il modo efficace in cui agisce il capitalismo tecnocapitalista, il capitalismo di oggi. La tesi più radicale di ogni altra è questa, e che dunque questo è un nuovo Leviatano che si differenzia dal Leviatano tradizionale, perché quello era una forma, il Leviatano tradizionale era una forma politica, e invece oggi l'intero, il tutto, che adorbianamente è il falso, è informe, non obbedisce più a una razionalità formale, ma obbedisce soltanto a una razionalità sistemica, cioè è una costruzione dalla quale non si può evadere. Ecco, vi dicevo, c'è una tesi storica all'interno di questo libro e una tesi attuale, giocata sull'oggi, nel presente. La tesi storica è che questa è abbastanza originale, cioè che una discreta parte della sinistra a cui l'autore ascrive se stesso, evidentemente, aveva capito. Non è vero che la sinistra è stata presa alla sprovvista, non sarebbe vero, secondo l'autore, che la sinistra è stata presa alla sprovvista dall'avvento della ragione strumentale, calcolante, industriale. No, non è vero. Avevano capito, molti avevano capito negli anni 70 e 80, aveva capito fra gli altri Berlinguer che opponeva a questo nuovo Leviatano, inefficace ed efficace al tempo stesso, irrazionale e insuperabile. Opponeva l'austerità, che non era l'austerità dell'ordoliberalismo dentro la quale ci siamo trovati a vivere e a sopravvivere poi, era un diverso modo d'essere, una diversa strutturazione della società che presupponeva diverse finalità sociali, ecco. E cioè presupponeva soggetti non assoggettati, disciplinati da una disciplina etica e non da una disciplina capitalistica. E quindi pare all'autore che vi fosse lì almeno una ipotesi, magari incerta, magari contraddittoria, di superamento di ciò che è il suo, dell'autore, vero problema nel passato e nell'oggi e nel futuro. Un problema che è quello dell'uscita dalla stessa razionalità tecnica e dalle sue esigenze. Questo è l'aspetto più radicale del libro, ovvero la tesi è che la rivoluzione debba essere una rivoluzione a monte, cioè una rivoluzione che colpisca, che disinneschi le coazioni implicite nella tecnicità della modernità. Qui c'è evidentemente l'elemento più forte della razionalità francofortese, della critica della razionalità francofortese, per cui l'eclisse della ragione di Horkheimer non è un'eclisse, ma è uno oscuramento definitivo, è un rischio di oscuramento definitivo. Qui c'è lo sforzo di
essere radicali, come si può essere radicali oggi, cioè nel modo ultra radicale che è necessario per opporsi alla razionalità insidiosissima dell'irrazionale, alla coattività insidiosissima della pseudolibertà individualistica che è il perno del neoliberismo dentro il quale viviamo. E c'è naturalmente qui davvero l'elemento utopico del libro. Ecco. Se devo dire, c'è siccome è un libro totale, c'è anche determinato da questa volontà di radicalità un confronto niente meno che con Platone, che è al tempo stesso il Platone non totalitario, quale tra gli altri, ultimo, anche come valore, ho presentato io in un mio libro che l'autore cita, con cui si confronta, e invece gli elementi di totalità che nel pensiero di Platone, anche se non nella forma banale del totalitarismo a cui invece è stato ascritto, no, da Popper, ma insomma non nella forma banale che in Platone, se si vuole, si possono trovare e riscontrare. Cioè il confronto con l'origine stessa della razionalità occidentale e dello sforzo che già in Platone è presente di sconfiggere la coazione al dominio che nella ragione occidentale c'è. Ecco, sconfiggere con la ragione la coazione al dominio che dentro la ragione si forma. Che dire come valutazione del libro? Ripeto, è un libro totale, cioè è un libro che io, per essere franchi, ho appena messo nella ristrettissima bibliografia di un libro mio che sta per uscire, Sopra il destino della democrazia. Ce l'ho messo perché è un libro sintetico, quello dell'autore, quello di Lelio De Michelis, è un libro che è capace di tenere insieme con uno sguardo unitario i mille problemi che il pensiero unico dominante vorrebbe venissero trattati separatamente e mai invece come un unico, come facce di un unico problema. È un libro impegnativo, forse il più impegnativo dell'autore. Quell'autore pensa la novità, e questo è quello che vi è di importante, pensa la novità del presente radicata nella non novità della ragione occidentale. Questo è l'elemento che disturba evidentemente, me lo auguro, il pensiero unico che pretende, che vive di presentismo, vive di azzeramento delle genealogie, vive di azzeramento del radicalismo, si pone esso stesso come radice di se stesso, cioè si pone come vera auctoritas, no, ingiustificata, che non richiede giustificazione. E quindi è un libro per me assolutamente stimolante, è un libro nel quale riconosco la tradizione francoportese, la potenza del pensiero dialettico spinto all'estremo e all'estremo delle proprie possibilità, riconosco la capacità di destrutturazione che a fianco del pensiero dialettico è rappresentata da alcune voci del pensiero negativo, ripeto, Junger, l'Arbeiter, che qui è presente come espressione consapevole della reificazione tecnica dell'uomo, certo, di una reificazione tecnica dell'epoca delle macchine meccaniche fisiche, non della elettronica. È un libro che
serve non immediatamente nella prassi, come è evidente, ma serve come lievito di ragionamento, come produttore di fessure all'interno della reale compattezza dell'attuale sistema di dominio, della reale compattezza di un sistema di dominio che si presenta ideologicamente, ingannevolmente, come un sistema aperto, come una società aperta, quando invece è una società tendenzialmente chiusa. Ecco, diciamo che da parte mia vi è una maggiore attenzione alle crepe, alle fessurazioni che già sono in atto nel sistema, sono crepe e fessurazioni che emergono in una serie, in una quantità di movimenti di protesta, di contestazione, alcuni dei quali molto profondi e radicali, altri invece più corrivi, effimeri e superficiali, e tuttavia io sono forse un po' più attento, essendo più attento alla politica di quanto non lo sia l'autore, che in questo libro si presenta proprio con l'autorevolezza e la statura di un filosofo. Essendo io forse un po' più attento alla politica, sono un po' più attento all'emergere di contraddizioni, all'emergere della consapevolezza delle contraddizioni, della invivibilità di alcune contraddizioni, e quindi sono forse un po' più attento alla dimensione di ottimismo della volontà, ecco, che tuttavia certo è presente in questo libro, non può non essere presente, a fianco di un pessimismo della ragione che certamente anche da parte mia trova la più profonda giustificazione e la più profonda consonanza.